voto per la cacciata dei dissidenti sul blog di Grillo, eccoli i titoli dei giornali. Tutti parlano di Movimento 5 Stelle nel caos, sull'orlo di una crisi, lo strappo dei grillini, titoli uguali per tutti i giornali anche di diverse aree. L'espulsione dei quattro dissidenti, Orellana, Battista, Campanella e Bocchino, provoca nel giro di poche ore una piccola voragine interna al Movimento 5 Stelle. Per solidarietà presentano le dimissioni anche i senatori Bencini, Bignami, Casaletto, che si aggiungono a quelle già annunciate di Romani e Mussini. Intorno al Senato i giornalisti danno il via alla caccia al grillino, ma oggi nessuno si sottrae. Espulsi, dissidenti, talebani, dialoganti, parlano tutti. Siamo collegati con il Senato, con il senatore Luis Orellana, che non è più un senatore del Movimento 5 Stelle. Io stamattina ho rassegnato le dimissioni al senatore per riprendermi la mia vita, perché qua ha un senso se, diciamo, se si può lavorare. Con questa pressione e con queste accuse, come dicevo prima, si fa fatica. Stamattina sono basta, veramente non vedo l'ora di andarmene a casa. Ieri sera ho chiamato il mio capo che mi aspetta. Ci vediamo martedì questa settimana, comunque la settimana prossima torno. Ci vediamo martedì, andiamo già insieme, mi racconta com'è la situazione dopo un anno di azienda, che cosa fare. Le accuse non gli vanno proprio giù, tantomeno il paragone con Domenico Scilipoti, diventato il simbolo assoluto del cambio di casacca. Luis Alberto Orellana, colui che aveva invitato i colleghi senatori a non avere tabù per discutere sulle alleanze con i democratici, annuncia che sta pensando di lasciare il gruppo del Movimento. Valuterò nel fine settimana, dice dalla Lituania. Ora sono in missione all'estero, non mi sembra il caso di perdere la concentrazione. Siete quindi voi adesso a renderci come grande fratello. Sono quattro colleghi che sono stati espulsi democraticamente dalla rete, non da noi. Noi abbiamo attivato la procedura, per quanto mi riguarda, perché io avrei voluto, ed era un anno che lo chiedevo ai colleghi, bello sei, un anno che chiedevo ai colleghi di smetterla di rubare la scena, dal momento che noi volevamo fare un'informazione più costruttiva, dire quanto succede qui dentro, e invece venivamo fuori soltanto per chiacchiere e pettegolezzi. Questa è la situazione al Senato, dove aumentano le critiche, aumenta il numero di senatori che solidarizzano con i quattro espulsi dal Movimento 5 Stelle. Andiamo invece a Montecitorio, roccaforte dei cosiddetti ortodossi, di chi condivide la linea di Grillo, anche se anche qui a Montecitorio almeno un paio di deputati sono pronti a lasciare il movimento. Ci sono stati 50-60 articoli fatti da queste persone contro il Movimento 5 Stelle mentre era all'interno del Movimento 5 Stelle. Di articoli dicivati ne troviamo 100, ecco, e nessuno l'ha buttato fuori. Noi abbiamo un programma che abbiamo portato qua. E questo contraddistingue la nostra coerenza rispetto a tutte le altre forze politiche che hanno presentato un programma e non l'hanno portato. A noi, gli attivisti, chi ci ha votato chiede coerenza e chiede che le persone che non rispettano le regole venga richiesto agli attivisti stessi se queste persone meritano di rimanere dentro. Abbiamo un modo di lavorare differente. Allora, devo essere sincero, un mese e mezzo fa, andando a Montecitorio, io ho incontrato per strada, ho anche scritto sul giornale, quindi non è Franco Giordano, che era l'ex segretario di Rifondazione, che oggi sta con SEL, e che mi aveva detto, c'era il governo Letta in carica, c'era il Renzi che conosciamo, dicendo: ma voi che fate? Dice: ma non lo so, perché c'è un mezzo discorso con Renzi, perché si potrebbe, dovremmo lavorare in Senato, dove ci sono, e mi fece i nomi, alcuni nomi, tra cui quelli dei quattro, alcuni esponenti di 5 Stelle, per verificare se, staccando loro, riusciamo a fare quella maggioranza che non era riuscito a fare Bersani. Poi probabilmente l'operazione è andata o non è andata, io non conosco la storia, ma mi ha sorpreso quando ho visto, diciamo, quello che è avvenuto in questi giorni, perché quei nomi mi furono fatti allora da quella persona. Se questo hanno fatto, cioè cercare di trattare la composizione di una nuova maggioranza, è una delle cose classiche per cui si viene espulsi da un partito, l'abbiamo viste decine di volte in questi anni, fatti analoghi che si sono conclusi nella stessa maniera, oppure con quelli che se ne andavano a fare un altro gruppo e riuscivano anche a fare la nuova maggioranza. Non trovo scandaloso quel che è avvenuto, non sono bravissimi loro a comunicare le cose, questo è evidente. Il collega Catalano, ci siamo questa mattina, abbiamo presentato la nostra domanda di uscire dal gruppo. Perché?
ma per tutto quello che è successo, per l'espulsione dei quattro senatori che, come vado dicendo da qualche giorno, mi è sembrata assurda per i modi, ma soprattutto per le motivazioni. Nel momento in cui c'è all'interno del Movimento 5 Stelle un reato d'opinione e un reato di lesa maestà, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Qui dentro non ci si può più restare. C'è che, come ha detto un collega l'altra sera durante l'assemblea, se tocchi Grillo muori. Tacconi credo che sia il deputato eletto all'estero che mandò tutta una serie di lettere pagate anche da noi per farsi eleggere. Sì, c'era qualcosa del genere, vero? È Tacconi o catalano? No, è Tacconi, è Tacconi, è Tacconi. E mentre i suoi parlamentari a Roma litigano, discutono anche con toni accesi, Beppe Grillo sembra prendere le distanze da tutto e da tutti. Sul suo blog si occupa della tragica vicenda del panettiere che a Napoli si è suicidato perché non aveva i soldi per pagare i debiti. Proprio da vigliacco, che non arriverà a posto. Io vendo tutte. Prendi in mente questi filmati, mandateli direttamente alla Camera e al Senato, che devono vedere che cosa sta succedendo in Italia. Questa è la gente che sta piazza, mio giorno si è abbassato per niente. Per niente si è abbassato. Mandate questi filmati alla Camera e al Senato. I politici devono vedere queste cose. Stanno distruggendo l'Italia. I capriccianti non ce la fanno più. Gli operai non ce la fanno più. Nessuno ce la fa più. Mandatelo, scrivetelo. Sono le 16:10 e inizia a Palazzo Madama una riunione dei senatori del Movimento 5 Stelle, in realtà per ricucire, non con i quattro espulsi, ma con chi solidarizza con loro. Una riunione per cercare di rimettere insieme le cose, non con i quattro fuoriusciti, ma con chi ha solidarizzato con loro dando le dimissioni, mi sembra di aver capito, è giusto, sì. È corretto? Sì. E più o meno lei che si aspetta? Cerchiamo di rimettere insieme i cocci, vediamo un pochettino. Lei crede che ci sarà qualche margine, da una parte e dall'altra, insomma? Ma i margini sono pochi, ma ci proviamo, come è giusto che sia. Le parole di alcuni, in particolare deputati, non aiutano. Serpenseno, spalare merda. Lo so, ci proviamo. Adesso è un momento difficile, vediamo di superarlo, dopodiché ci metteremo a lavorare a testa bassa, come la nostra prerogativa, come abbiamo sempre fatto, per il bene del paese. Ma beh, i quattro sono sicuramente, ormai non è più pensabile di recuperarli, perché Beppe ha emesso l'editto bulgaro e quindi fuori. E per gli altri staranno cercando di recuperarli, sì. E poi dipende adesso dai senatori decidere. Io penso che non... Io farei una scelta, io se fossi in loro farei una scelta ben precisa, insomma. Un gruppo. Perché no? Sì. Questo sembra un sogno, lei. Sembra un sogno, è vero, perché insomma si potrebbe ripartire da quelle basi che ci credevamo tutti, insomma, no? E comincerà qualcosa di diverso, qualcosa di diverso. E lo avete qua. Io avrei finito. Venite avanti. Di Maio, cosa è successo dal suo punto di vista? Dal mio punto di vista è successo quello che fa sempre il Movimento 5 Stelle, consulta i cittadini, utilizza una piattaforma che è movimento5stelle.it per chiedere a una comunità di 80.000, 100.000 cittadini cosa pensa su dei temi e anche su delle persone. È successo per questi quattro senatori, che voglio precisare, il problema principale è che questi quattro senatori hanno tentato in questo periodo, nell'ultimo periodo, nonostante noi abbiamo dato più opportunità, hanno tentato di creare una corrente per accumulare poteri sul territorio, per andare a contrattare in segreto dal gruppo parlamentare per il nuovo governo. Hanno fatto quello che faceva la Democrazia Cristiana nella Prima Repubblica, hanno cercato di ricrearlo il Movimento 5 Stelle. Noi
sollecitati dai gruppi locali che più volte ci hanno detto guardate che qui si stanno succedendo delle cose strane, abbiamo avviato una procedura per la quale abbiamo sottoposto a 40.000 cittadini che ieri hanno votato la decisione se lasciarli nel gruppo o non tenerli. Su 40.000, 30.000 cittadini hanno detto che queste persone non dovevano stare più nel gruppo, dopodiché ne abbiamo preso atto. Non ho mai scritto nemmeno una bocciofila e nemmeno agli scout, proprio perché non voglio rispettare regole imposte da altri. Già abbiamo la Costituzione, il codice penale, facciamo fatica a rispettare quelli. Quindi personalmente io non riesco a capire per quale motivo uno si iscriva a un movimento fondato da Grillo e Casaleggio e poi dopo che si è fatto paracadutare da quel movimento grazie a quella faccia, cioè alla faccia di Grillo in Parlamento, dopo un anno scopre che in quel movimento Grillo ha una certa influenza e Casaleggio pure. Che riflessi pronti, mi viene da dire. Quindi se questi signori avessero avuto un pizzico di dignità se ne sarebbero andati nel momento in cui hanno scoperto che il loro movimento improvvisamente gli faceva schifo, i loro leader erano Hitler e Mussolini reincarnati eccetera. Restando lì ad aspettare che qualcuno li cacciasse a pedate, secondo me non hanno dato una grande prova di sé. Dopodiché questo raddoppia l'errore di chi li ha cacciati, perché avrebbero dovuto lasciarli lì ad aspettare in eterno di farsi cacciare, se volevano dimostrare di essere più democratici. Quello di che loro probabilmente non si capisce è che questo movimento non vuole stare nella politica per sempre, è uno strumento che ha portato dei cittadini nelle istituzioni per realizzare 20 punti di programma e magari contagiare anche le altre forze politiche, farle sparire qualcuna di quelle che negli ultimi 20 anni ci ha ridotto in queste condizioni, dopodiché vogliamo tornare a fare la nostra vita. Le correnti funzionano lì dove queste macchine di potere e di voti devono restare a galla per ventenni, per trentenni. Non è questo il caso. Se ho ancora un secondo, sì, certo. Sono le motivazioni che stanno dietro a quello che sta avvenendo nel Movimento 5 Stelle e sono delle motivazioni paradossali rispetto agli altri partiti. Gli altri partiti come fanno a non avere della gente che va in direzione opposta rispetto a quella dei vertici? Si scelgono, grazie al Porcellum, una rappresentanza parlamentare a immagine e somiglianza delle segreterie. Ne sa qualcosa Renzi, qui c'è Richetti, che si è trovato in Parlamento una delegazione alla Camera, una delegazione al Senato che sono quasi tutte di fedeltà e di obbedienza bersaniana e lettiana, no? Anche se poi lo stesso partito a distanza di un anno è diventato tutto renziano, per cui il problema adesso è capire come fare a sistemare questa discreta discrepanza. So che Travaglio è preparato sulla mia storia, non è so che Travaglio conosce un po' la mia storia e sa che non arrivo in Parlamento perché amico di qualcuno. Altri partiti addirittura non hanno nemmeno fatto finta di farli scegliere agli elettori, come Berlusconi, come la Lega, che proprio li hanno fatti nominare direttamente dai capi, per cui capita di rado che ci sia qualcuno che dissente o che stona rispetto al coro, anche quando il partito fa esattamente il contrario di quello che aveva detto agli elettori. Questa è la cosa doppiamente paradossale. L'unico partito i cui vertici non conoscevano nemmeno fisicamente i loro eletti è proprio il partito che viene tacciato di essere il più antidemocratico di tutti, e cioè il Movimento 5 Stelle, i cui eletti Grillo e Casaleggio in gran parte hanno conosciuto dopo che erano stati eletti, proprio perché è stata scelta quella stravagante, se vogliamo, ma insomma quella è stata scelta, meccanismo di selezione tramite il web, per cui alcuni li hanno azzeccati e altri non li hanno azzeccati, per cui alcuni si sono ritrovati a essere col tempo dei pesci fuor d'acqua. Come risolvere il problema? Non si può risolverli a calci in culo questo problema, ma è un problema che esiste nel Parlamento e se sono onesti lo dovrebbero ammettere tutti i partiti, perché alla fine io mi domando, ma l'elettore dei 5 Stelle in questo momento si sentirà più o meno tradito dai suoi eletti rispetto all'elettore del PD
che in un anno ha visto i suoi eletti che avevano detto mai con Berlusconi andare al governo con Berlusconi e poi andarci con Alfano e poi andarci una seconda volta con Alfano, ma ce n'è uno di elettore di un anno fa del PD che avrebbe mai potuto immaginare che il suo partito avrebbe preso i suoi voti per portarli in un governo che fa pure le riforme costituzionali con Berlusconi e con Alfano? Allora, se non risolviamo questo problema, possiamo far finta che appunto il problema della democrazia nei partiti lo risolviamo evitando le espulsioni nei 5 Stelle oppure ghettizzandoli e facendo finta che tutto il resto del panorama politico è un capolavoro di democrazia. Non è così, purtroppo. Vorrei dire anche un'altra cosa su questa questione. Il fatto dei degli altri senatori che solidarizzano, io capisco che è una reazione, però non possiamo farci prendere in giro sulla storia delle dimissioni da senatore. Perché il Senato le deve votare e per prassi le respinge sempre. Quindi quella della dimissione da senatore a me sembra uno spot elettorale. Infine, i due deputati della Camera, quelli che Tacconi diceva non c'è democrazia, ci siamo dimessi. Uno è Ivan Catalano, detto anche Iban Catalano, perché è uno che non ha mai restituito un euro dei soldi che invece noi restituiamo sul fondo per gli imprenditori in difficoltà. 5 milioni di euro ci sono lì dei nostri stipendi, 4 dei nostri stipendi. La posso interrompere? E poi Tacconi... Non è presente. Tacconi... No, basta andare a vedere le rendicontazioni. Sì, ma lei ha capito cosa le dico. No, io vorrei spiegare. Se ci fosse lì Catalano e dicesse Di Maio mi ha rubato la macchina, lei non c'è e non lo si può dire. Quanto vuole, anche perché stanno più in televisione di me, a quanto pare, nell'ultimo periodo. Poi vorrei dire una cosa. Anche lei sta accumulando una discreta... Perché sto precisando questa cosa? Tacconi, la stessa cosa, una persona a cui abbiamo chiesto conto di soldi non restituiti, 7.000 euro rendicontazioni, contati nelle sue diarie come altro. Perché sto dicendo questa cosa? Perché dobbiamo scindere i due casi, altrimenti allora una cosa sono i quattro senatori che hanno valutato i cittadini, questi due hanno visto il treno passare e se ne sono usciti dal gruppo per non dare spiegazioni a noi del fatto che si devono dimezzare lo stipendio secondo il codice di comportamento del Movimento 5 Stelle. Io mi dimezzo lo stipendio e verso su un fondo per le PMI. Quello che le chiedo, che chiedo a tutti, siccome parliamo di questioni politiche, certo, se parliamo di politica è più facile, non ci sono colpi bassi. Se ci sono colpi bassi, giustificati o non giustificati, è dovere giornalistico dire ma è vero o non è vero? Assolutamente. Se adesso allora, telefona Catalano e dice posso parlare, lei che gli dice? C'è un sito che si chiama tirendiconto.it su cui ci sono le nostre buste paghe, i soldi che restituiamo e quelli che non restituiamo. Quindi i cittadini in diretta possono andare a verificare quello che ho detto. Benissimo, ridiciamolo. Com'è? Tirendiconto.it. Ti rendi conto. Come... Yeah. È un gioco di parole. Chi l'ha inventato? I nostri. Ti rendi conto?